Momenti ragazzi e ragazzi, bentornati in questo nuovissimo episodio di Scribblenauts Unlimited. Questo è l'episodio finale. Siamo quasi a 50 starite qui, come potete vedere, e siamo pronti a fare l'ultimo livello. Andiamo qui a questo punto sull'ABC di Cebeberg. ABC d'Iceberg, che ha una sola missione, quindi uno starite completo e 8 frammenti. Andiamo ad ABC d'Iceberg, che è anche che è il livello finale di questa serie. Benvenuto a ABC d'Iceberg. Qui ho tutto innevato, giustamente. Che tra l'altro siamo anche in tema, perché tra l'altro non mi ricordo se questa settimana o la prossima dalle mie zone dovrebbe arrivare una perturbazione tipo dell'estremo nord e dovrebbe portare tipo nevicate e robe del genere, quindi... Però non mi ricordo se arriva questa settimana... Tipo verso fine questa settimana o inizio la prossima o forse domenica, tipo tra sabato notte e domenica mattina, tipo una roba del genere. Comunque, vediamo qui un attimino sempre con la nostra vista da falco alla Assassin's Creed. Ok, abbiamo parecchie persone qui. Allora, questo chi è il genio? Sì, è un indovino. Dammi un segno zodiacale da scoprire. Un segno zodiacale. Ce ne sono a bizzeffe. Beh, a bizzeffe ce ne dovrebbero essere 12. Non vorrei fare un fail assurdo. I segni zodiacali sono 12, vero? Sì, perché se ti ricordi ci sono anche i guerrieri dello zodiaco. Che erano 12. Quindi sì, 12. Sono 12. 12. Vedi, 12 sono. Uno a caso, uno scorpione. Toh. Perché lo scorpione? Perché è un insetto che comunque ha il suo perché esteticamente. Scorpione, segno zodiacale. Poi mettiamolo qua. Dammi un segno zodiacale da scoprire. L'ho fatto, eh. Ah, cioè, proprio dovevo metterlo. Scorpione. Qual è il tuo segno zodiacale? Non è lo scorpione, purtroppo. Cerca di trovare gli altri. Ah, cioè, proprio, cioè, me lo dici in maniera così brutale? Va bene, allora, cominciamo con Ariete. Ariete, segno zodiacale. Poi cosa abbiamo? Ah, non me lo dà? Ah no, devo darlo a lui sempre, perché è sempre lui che... Ariete... Ok, sì, quindi sempre da sto tipo. Ariete, poi cosa c'è? Vergine. Ti è? Sì, dall'altro capo del mondo, va bene. C'è... Sagittario. Cos'è, con una T ho scritto? No, stavo guardando la tastiera in realtà. Sagittario, poi cosa c'è? Bilancia. Sì, lo so che magari sono in ordine sparso, però. Bilancia. Allora, abbiamo detto lo scorpione prima. C'è il cancro. Che cacchio ho scritto io? Carcc. Cancro. Poi un altro animale. Pesci. Anzi, pesci, non il pesce. Pesci, giustamente. Pesci.
Poi, dove sono i pesci di solito? In un acquario. Quindi, acquario, contenitore, segno zodiacale o costellazione. Scusa, ma ce ne sono due qua. Costellazione, segno zodiacale. Scusa, ma è la stessa cosa, no? Acquario. E ne manca. Come ad esempio, cos'è che manca? Ecco! Il leone. Il leone, mannaggia, il Gelflin. No, il Gelflin non è un segno zodiacale, è semplicemente una brutta persona. Leone. Chi manca? Ah! Capricorno. Oh, ti giuro che per un momento non ricordo, cioè mi veniva. Capricorno. E ne manca ancora un altro, perché altrimenti mi avrebbe fatto completare tutto. Allora, Capricorno. Ecco cosa che manca. E dovremmo aver finito? Ok, e adesso manca l'ultimo. E fammi indovinare. L'ultimo rimanente è per caso il... Sì, ho scritto male, sorry. Ah no, l'ho già scritto. Cioè, l'ho già messo. Aspettate. No, Toyo, che cazzo... Che scrivi? Il toro. Ah. Ah, quello che mancava. Mannaggia il Gelflin. Ah, ok. Ok, con tutte le costellazioni. Congratulazioni, hai trovato i segni zodiacali. Sì, però gli ultimi li ho dovuti per forza cercare via internet, perché non me li ricordavo tutti. Avevo un buco. Però comunque i tre quarti li sapevo a memoria, comunque. E quindi fate pochi furbi. Allora, voglio una nuova casa. Cilli. Ok, ti do una, anzi, una magione. Una magione. Gran. Una magione. Non esiste una magione. Ok, allora una villa. Scusa, eh. Che poi anche magione. Anzi, è ancora più di una villa. Però vabbè. Allora, una villa grande. Ghiacciata. Colorata. Che poi questa è una magione, chiaramente. Ah, posso usare... Ok, questa è la fratello, va bene. Questo cos'è? Un ricercatore, scienziato? Togli sta roba. Mostrami qualcosa da osservare nel cosmo. Saturno, Marte, Venere, quello Uranio. Che cazzo? Anelli, un pianeta random. Che cazzo? Giove. Sì, c'è un problema però. Perché c'è... Cintura di asteroidi colossale. Ah no, questo è Venere. Ah, perché questo è Saturno, sì, vedi? Marte, ho indovinato. Plutone, eh? Questo è Uranio. Ci ho azzeccato. Questo è Venere. Nettuno. Ma quello non ci avrei. Giove, questo sì. E questo chi è? Mercurio. Scusa, ma manca la Terra? Chi è? Anzi, mettiamolo vicino a Marte, che così almeno un po' più realistico. Ti è.
Sì, ok, non è proprio così il nostro sistema planetario, però accontentatevi. Ok, torniamo. Ah, questo coso ha bisogno di noi. Voglio essere un pupazzo di neve. Allora, se io ti do una carota... Ah, solo? Surgelato. Surgelato, giustamente, qua siamo... Siamo nell'abece d'iceberg. Aspetta, è ancora buggato. Attenzione! La borsa non è più buggata. Per quale motivo? Ah, perché siamo nell'episodio finale, quindi giustamente... Oh! Oh no, il ghiaccio sta fondendo. Alzano il livello dell'acqua. Trova un modo per fermarlo. Oh... Allora, è questo. Il livello dell'acqua si è alzato. Trovo una soluzione. Allora, sciogliere. Sì. Inscioglibile. Incredibile, insensibile, intangibile. Intingibile, inscrivibile, illeggibile, impossibile, impulibile, incalcolabile, incivile. No, non esiste. Vabbè che questo è un ghiacciato eterno. Aspetta, e se metto sempre eterno funziona? Ghiacciato eterno. Ah no, perché è già un ghiacciato. Oh. Aspetta. Bufera di neve pericolosa, potente, minacciosa. Ah, aspetta, però facciamolo più grande. Colossale. Ok. Aia. È vero, c'è la oh. È vero, il buco nero. C'è il buco nero. Aspetta, cos'è sta? Ah, ma c'è una grotta. Ah, qua mi fa andare. Allora, aspetta un attimo. Allora. Dammi questa che è la mia medicina. Scusa? E si è buggato ancora? Mi si è buggato lo zaino ancora? Gioco fatto male, maledetto. Allora, prendi la medicina, visto che sicuramente ti sei fatto male. Allora, prendiamo un altro drago rosso veloce. Sì, che è lo stesso che è nel mio zaino, però. Allora, qua che abbiamo? Oh, abbiamo lo Yeti qua anche. Sì, uno Yeti, sì. Allora, voglio scoprire questo... Voglio scolpire, non scoprire... Questo blocco di ghiaccio, quindi ti serve un... No, neanche un piccone. Com'è che si chiama? Martelletto. Maremoto, martello, merletto. Un martello. Bello. Un cigno di ghiaccio. Questo? Sorridi. Ah, la devo fare io la foto? Ecco. Ah, prova, beh, quasi. Accidenti, lo Starite ha mangiato la tua foto.
Ragazzi, va bene, sono arrivato a 50, però continuo, dai, almeno finiamo questo livello. Continuo. Porca vacca, se è sovrapposto tutto, se è incartato tutto, non... No, questo gioco si sta spaccando, eh. Più lo gioco, più si sta sfasciando. Ah, questa è la missione, sto robetto. Il volo di Babbo Natale aiuta Babbo Natale a prepararsi per la grande notte. Sì, è un po' tardi, però... Ehi, siamo sempre in tema, l'ho detto prima. Va bene, facciamo... Facciamo questa missione e dobbiamo preparare la slitta per Babbo Natale. Babbo Natale è in ritardo, come al solito. Aiuta a mettere 3 legarli per bambini buoni sulla sua slitta. Ah, devo inserire i regali io. Vabbè. Allora, il primo... Dai, una cosa abbastanza semplice. Uno skate... anzi, quello è sbagliato, sorry. Skateboard. Perché si scrive così, ovvio. E dov'è la sack? Aspetta, direttamente... Ah, ok, proprio direttamente lì dentro, buttato così. Il secondo, vediamo un po', dai, un po' più bello. Un giubbino pesante. Non esiste un giubbino. Uno scooter bicolore ecologico. Resistente. E affidabile. Ma che ca... Gli è andato bene. E per ultimo, chiaramente, per ultimo, ovviamente, non può mancare il PC. Però lo facciamo alto, potente. RTX. No, non esiste. Rame. Pece. No? Ok, PC potente. Posso mettere neon? Cioè, scusa, ti sembra neon questo? Ti sembra un neon? Però è comunque potente. C'è una 4090 dentro. Anzi, ben due. Già overclockate, tipo con un overclock del 15%. Quindi, ovviamente, entrambe raffreddate al liquido. Nella slitta mettici anche qualcosa per i bambini cattivi. Non si sa mai. Bambini cattivi? Allora, per i bambini cattivi ci mettiamo... Ah, è la bufferata. Ah, è quella classe. È quella famosa. Togli la neve dalla pista finché possa decollare con la slitta. È arrivata la famosa nevicata che vi ho detto. Togliere. Allora, esiste lo spazzaneve. Aspetta, si chiama così. Spazzaneve, sì, veicolo. Dai che ci penso io. Montiamo dentro. Bim 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 bim. C'è così tanta nebbia che questa volta il naso della renna non basterà. Giustamente. Applica un aggettivo alla renna finché risplenda nella nebbia. Cosa
Scusa, dove sta la nebbia? Non c'è la nebbia, che cacchio dici? Visore. No, non vuoi. Ok, ti do una maschera termica. Una mascherata. Ah no, che cacchio. No, aspetta. Visore termico. Ma esiste? Visone. No, non esiste visore. Occhiali. Occhiali termici. Oh, esistono! No! Guarda qua. Ah, che... non lo sapevo. Proprio visori termici. No, voglio che elimini... ecco. E diamoli alla renna. La renna con i visori termici, proprio... oh oh oh. Certo, con la renna visori termici. Allora, ecco il nostro Star Idol. E dai. Pim 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 pim. E il volo di Babbo Natale completato. 51. 51 Star Idol. Molto bene. Allora, qui... oh, ok, abbiamo... vabbè, giustamente questo livello non è chissà quanto lungo, giustamente, abbiamo già finito. Allora, qua il pinguino cosa vuole? Mi sono messo in gingheri per la festa formale. Perché c'è una festa qua. E quindi? Scusa, non ho capito. Pinguino. Vabbè, oltre che meglio ho fatto la foto. Non so, non capisco cosa vuoi, uno smoking. Ma posso... ma lo puoi indossare lui. Ok, ragazzi, qua abbiamo finito, è uscito pure la cosa del completamento del livello, 51 starite su 50. E adesso, per concludere, beh, torniamo da Lily. Ecco, vedi che adesso appare la sua faccia, c'è l'icona. Pronti, ragazzi? Purtroppo tocca. Torniamo alla fattoria di Edwin. E vediamo come si evolve la situazione. Andiamo. Oh. Bla 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 bla. Questo direttamente dallo spazio arriva. C'ha un fratello alieno. Attenzione, un ennesimo colpo di scena. C'è un altro ennesimo colpo di... 60? Scusa? 60? Eh no, allora gioco, tu non mi puoi trollare così, eh. Vabbè che la prima volta ci è potuto anche stare perché non sapevo... vabbè, questa ormai è morta, quindi che cacchio stai a fare? Comunque, cioè, la prima volta non ricordavo com'è che finiva, quindi ci può anche stare. La seconda volta dico, vabbè, massimo 50...
Sì, e sblocchi tutti i livelli, però diciamo che gli ultimi livelli li puoi fare anche se completi la storia, diciamo. E invece adesso mi salti fuori dicendo che devo sbloccare per forza tutti i livelli. Adesso li ho sbloccati tutti perché sono arrivato a 50. E adesso mi dici che me ne servono altri 10, in realtà 9, perché sono già a 51. Altri 9 Starite per finire la storia? Cioè, almeno la storia, perché comunque. Ok, allora durerà più del previsto, allora, a sto punto. Cioè, perché penso più o meno, boh, fino a qua. Fare questo, e forse questo. 1, 2, 3, 4, 5, ancora 5, massimo 6 livelli, ancora, forse. Tipo calcolando cose ad occhio. Quindi sì, buone per voi che avrete altri 4/5 episodi di Scribblenauts. Comunque, dopo questa ennesima sorpresa, direi che per questo episodio, e non è l'episodio finale, attenzione, di Scribblenauts, direi che è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, di mettere un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo episodio e mi raccomando di dire anche la vostra nei commenti e noi ci risentiamo a un prossimo video.